interessa perché questa settimana vi abbiamo già portato la presentazione del progetto di rigenerazione che coinvolge Scalofarini, dove sorgerà il nuovo campus delle arti dell'Accademia di Brera. A breve prenderanno il via i lavori di riqualificazione del lotto A e B, circa 15.000 metri quadrati che ospiteranno nuovi spazi didattici e gli studentati. La novità per noi è nel collegamento perché ci colleghiamo con Claudia Maria Terzi, l'assessora alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, alla quale do il benvenuto, grazie per essere con noi. Buonasera, è sempre un piacere. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie ancora. Le volevo chiedere se ci racconta meglio il progetto e le sue tempistiche, ma le lascio la parola. Beh, il progetto è un progetto che interviene in una visione di crescita e di rigenerazione urbana che interessa tutta la città di Milano. Quindi il progetto dell'ex Scalofarini interviene veramente in una progettualità che attiene varie aree dismesse, varie aree ferroviarie ormai dismesse, un po' un riappropriarsi di quella che è stata una parte della storia in una visione decisamente moderna. In questo caso abbiamo fatto in modo di coniugare le esigenze dell'Accademia Brera e la necessità di maggiori spazi, sia per quanto riguarda le aule e la didattica, sia per quanto riguarda la necessità di fornire un'alternativa alla residenza di studenti che per quasi la metà sono di fuori sede, per il 40% addirittura da fuori Italia, dicevo, questa necessità mettendo a disposizione, appunto, incrociandolo con questa volontà di rigenerazione e di nuova vita di queste aree, che hanno dato tanto ovviamente alla città di Milano e che adesso però sono dismesse e onestamente nemmeno troppo belle né da vedere né ovviamente da considerare come parte della città. Un intervento massiccio importante, non solo perché è ovviamente finalizzato all'insediamento dell'Accademia Brera, ma anche per l'importo. Considerate che tutto l'intervento supera i 12 milioni e mezzo di euro, 6 milioni di euro finanziati direttamente da Regione Lombardia, quindi un grande investimento economico che veramente punta sul principio di rigenerazione. Questi sono veramente esempi fantastici di rigenerazione urbana. I tempi sono tempi anche stretti, considerate che le bonifiche sono già iniziate da 2 mesi. I primi mesi del 23, nei primi mesi del 23 dovrebbero iniziare i lavori, termine lavori ipotizzato entro la fine del 24, quindi nel giro di un paio d'anni cambierà completamente la faccia di quella parte di Milano che già si affaccia su una delle parti riqualificate e rigenerate di Milano meravigliose. È un progetto che ci ricorda che Milano è sempre in movimento e pronta ad accogliere il cambiamento anche dei bisogni dei propri cittadini, in un certo Sì, è senso. sempre più internazionale, perché questi sono quegli interventi che hanno per tutti gli elementi, non solo per il valore economico, ripeto, particolarmente impegnativo, perché 12 milioni e mezzo di euro non sono proprio 2 lire, ma per veramente la finalità, per il fatto che mettono a sistema anche tutte le amministrazioni, Regione, il Comune, ovviamente l'Accademia Brera, insomma, tutte quelle parti che hanno fatto e che in qualche modo attengono alla vita odierna, ma anche passata di Milano, che vogliono dare un futuro importante alla città con una visione, ripeto, molto molto internazionale, e in questo caso poi l'internazionalità deriva dal fatto, come dicevo, che buona parte degli studenti di Brera arrivano dall'estero e quindi Certo. ovviamente è assolutamente necessario per creare per Brera, piuttosto che per tante altre università, l'abbiamo già fatto in altri territori, appunto l'occasione di accogliere questi studenti e di crescere sempre più. Cultura e innovazione per Milano che passa per i giovani. Assolutamente sì, non può che passare per i giovani, anche in termini proprio di crescita culturale. Sono i giovani e la commistione che per fortuna in questi ultimi 2 decenni ha caratterizzato la vita dei giovani e soprattutto dei giovani universitari, che ha fatto, ripeto, ha portato Milano ad essere sempre più internazionale e ovviamente non paragonabile ad altre città italiane, ma in generale tutta la Lombardia, che per fortuna può contare su tante sedi universitarie che ne sono naturali attrattori di questi giovani e giovani da tutto il mondo, una Lombardia sempre più internazionale. Assessore, io la ringrazio, la invito A sicuramente a voi. raccontarci il procedimento di questi lavori, il loro avanzamento e poi ci aggiorneremo al 2024, quando verrà Assolutamente sì, anche, riconsegnato. esatto, anche perché il progetto è veramente bellissimo in ogni suo elemento, quindi non solo nell'obiettivo, ma anche in quelle che sono le sue caratteristiche. Sarà un piacere, Lo grazie raccontiamo e lo vediamo insieme allora. Grazie a voi. ancora, le Lo auguro una buona seguiremo. serata e un buon ponte. Grazie. Arrivederci.